Il Chieti ritrova la vittoria e lo fa nel big match con la San Benedettese, che invece si ferma ancora. In casa neroverde la vittoria mancava dal 5 ottobre a Fermo, in casa addirittura dal 14 settembre. Sono circa 500 i tifosi della Samb che occupano la curva ospiti, scenario opposto sulla Volpi che resta sguarnita ma con uno striscione che ribadisce la chiara frattura tra la parte più calda del tifo teatino e la proprietà della Chieti Calcio targata Bellia. Sulla panchina neroverde non c'è Ronci squalificato, al suo posto il vice Zuccarini. Out Vano, Arcamone e Prinari, torna finalmente maschio, 3-4-3 con Lorenzoni al centro dell'attacco, 4-3 per la Samb, squalificato l'ex Borgese, in panchina l'acciaccato Napolano, tridente Tozzi Borsoi, Di Paola, D'Angelo. Il Chieti imposta bene la partita sulle ripartenze e sovente sorprende la Samb sulle corsie laterali, anche se il primo squillo è ospite con il colpo di testa di Tozzi Borsoi servito da Baldinini. Ma il Chieti è bello e pimpante, all'11° Fulop esce in anticipo su Lorenzoni, nell'azione irrompe Esposito, solite finte ubriacanti e destro a giro respinto da Fulop. Al 18° si fa notare Orlando, alto il suo tiro. Nervoso ma sempre pericoloso Tozzi Borsoi, che da calcio piazzato impegna Placidi. Bella l'azione del Chieti al 23°, Esposito inventa per Orlando, tiro contratto da Valorani, arriva Vitale, sinistro esterno d'incontro, sontuoso che scheggia la traversa. Insiste il Chieti, prima con il diagonale di Lorenzoni, bloccato a terra da Fulop, poi col sinistro di Maschio, deviato in angolo. Svolta della partita al 31°, già ammonito l'ex Alfonso Pepe estende Lorenzoni, Volpi di Arezzo estrae il secondo giallo e manda il difensore anzitempo sotto la doccia. Paradossalmente il Chieti smarrisce per qualche minuto un po' di fluidità, la Samb rischia tenendo i tre difensori, al 40° Tozzi Borsoi reclama un rigore nel contatto con Rapino. Un minuto dopo il Chieti passa meritatamente grazie al siluro mancino di Maxime François Giron. Fulop si aspetta il cross e invece viene infilato dalla sassata del francese, 1-0 col primo gol in campionato del laterale. Nel secondo tempo la partita non sembra cambiare più di tanto l'andamento. Al quarto Orlando non spaventa Fulop dal limite, ma all'11° a sorpresa una seconda svolta della gara. Cucinotta scivola goffamente e colpisce la palla con la mano in area di rigore. Massima punizione e secondo giallo anche per lui. Ristabilita la parità numerica dei giocatori, 10 contro 10, e anche quella dei gol, perché dagli 11 metri Tozzi Borsoi supera Placidi. Terzo gol per il centravanti della Samb. L'1-1 addormenta la gara per un po' e dopo la girandola di cambi riprende quota nell'ultimo quarto d'ora. Lo Bosco pesca sul secondo palo Tozzi Borsoi, poderosa volée, Placidi si rifugia in corner. Risponde il Chieti al 31°, Orlando assist per Esposito, piattone sporco e palla di un soffio fuori. Sembra avviata sul pari la contesa, ma al 43° a sparigliare tutto è il ne entrato Carlini. Difesa della Samb disattenta, rimpallo che coinvolge Esposito e sulla palla vagante Carlini si avventa e di piatto infila Fulop. Angelini esplode per quello che è il gol partita, ma il Chieti deve soffrire fino alla fine perché una mischia in area al 45° e soprattutto un fendente di Baldinini nel quinto e ultimo minuto di recupero mettono a repentaglio i tre punti, che alla fine però arrivano ed è un sollievo per il Chieti che ridà linfa alla classifica. La Samb incassa il secondo stop consecutivo e la Maceratese se ne va a più 7. Oggi sono rientrati un po' dei ragazzi della prima squadra e comunque si è visto quel qualcosa che comunque nelle passate settimane i ragazzi che sostituivano non hanno mai fatto mancare, l'agonismo, la voglia di vincere. Poi oggi diciamo che è andata bene, le altre volte magari no. Abbiamo dimostrato con i fatti che questa è una squadra che non merita la posizione che ha, sicuramente avrebbe meritato almeno a dir poco 6-7 punti in più e con 6-7 punti in più staremmo là dietro a giocarcela. Io ho detto ai ragazzi prima della partita che comunque dobbiamo onorare la maglia e andare avanti così, perché comunque non è detto che non si possano recuperare questi punti, anche se comunque sono tanti. Però la squadra c'è, ha dimostrato, cioè hanno cuore e col cuore oggi hanno vinto. Sicuramente mi dispiace, io penso a questa vittoria e basta adesso, perché mi dispiace che quella curva sia vuota, ma noi dobbiamo pensare a giocare questo campionato, a onorarlo fino in fondo, poi quello che vogliono, che hanno scritto sul manifesto, lo farò però nei momenti giusti. Non si poteva lasciare questo campionato così com'era e quindi sono contento del risultato e voglio pensare solo a questo. Ti dà difficile, purtroppo è cambiata dopo 25 minuti con l'espulsione di Pepe, però la squadra ha reagito, era riuscita a riprendere il pareggio, secondo me super meritato.
stiamo cercando la vittoria, è stato bravo il portiere loro in un paio di occasioni, dopo c'è stata questa disattenzione finale che abbiamo pagato a caro prezzo. Però il calcio è questo, però non si può rimproverare nulla, noi stiamo provando a fare nostra partita. Mister, la Maceratese ha allungato, questo vi preoccupa un po', immagino? È normale, ha guadagnato 3 punti, però la classifica andrebbe, va vista alla fine, però è normale, adesso il divario inizia a essere un pochettino pesante, dobbiamo mettere sotto a fare più punti possibili.